in qualche maniera c'è una punta che emerge, che è la vostra immagine e che è il contatto con il vostro pubblico, con i vostri ospiti. E quindi in qualche maniera lo dovete raccontare tendenzialmente anche con il logo, che è comunque un segno forte e che è costituito dal logotipo, cioè un nome, ristorante Valle Verde, quindi attenzione anche ai colori e ai font che vengono utilizzati, che vi devono raccontare e rappresentare, e da un segno il brand mark, cioè il marchio. Quindi cosa bisogna fare in qualche misura? Questo lavoro di mettersi in discussione, di scavare dentro se stessi, non partire dalla presunzione che noi solo noi ci conosciamo e siamo i più bravi della piazza, del mercato e del mondo, ecco, è comunque quella di trovare la vera forza, i nostri veri punti di eccellenza per poterli sapientemente raccontare nella maniera adeguata, individuando quella che è la nostra unicità. Quel tratto che ci rende raccontabili e anche distintivi. Non solo distintivi, ma ci vengono a scegliere tra mille posti dove fanno la piadina, Rimini, vengono a scegliere proprio noi, perché in qualche maniera siamo rimasti immemorabili nella loro testa e nel loro cuore. Quindi questo è un elemento importantissimo, soprattutto da sfruttare, da utilizzare, da includere all'interno del website. Website che è una owned media, cioè è mio. La carrozza la guido io. Le chiavi della macchina ce l'ho io. Questo è importantissimo perché ci sono moltissime piattaforme, moltissime realtà sociali o comunque piattaforme terze, diciamo così, che comunque non sono i veri, non ci rendono veramente proprietari dei dati, non ci rendono veramente proprietari del nostro accesso e la possibilità di condividere le nostre cose.